Ottimo, troppo veloce. No, mi devo spaventare. Aspetta, fermati. Aspetta la mamma. No, dammi questa. Ire, mettiti così. Ma che bel quadretto, complimenti. Vi siete divertiti tutti e tre insieme a Berlino? Pensa che scemo, io ero venuto qui per farti una sorpresa, ma a quanto pare la sorpresa l'hai fatta tu a me. Filippo, guarda, che ti stai sbagliando, non hai capito niente. Ho capito perfettamente, guarda. Ma che modo squallido che hai di farmela pagare, veramente. Prima di tutto modera i toni davanti a me. Leonardo l'abbiamo incontrato in aereo, era diretto a Napoli. Ci sta solo aiutando a portare le valigie. Filippo, è la verità. È così. Senti, lascia stare mia figlia. Vieni. Andiamone. Ci penso io a accompagnare mia moglie e mia figlia a casa. Chiaro. Scendi? Dai che andiamo a piedi. Vieni. Grazie. Via. È un momento difficile. Scusa. Tranquillo. Sì, Fabrizio, dimmi. Ciao, Marina, come stai? Bene, molto impegnata. Scusami, ma sto lavorando. Di cosa avevi bisogno? Ti volevo solo informare che le pratiche burocratiche sono state completate. Da oggi, anche formalmente, sono il nuovo socio dei cantieri. Grazie di avermi avvisato. Ora, scusami, ma... No, aspetta solo un secondo. Visto che faccio parte anch'io dei cantieri... Avrei bisogno di alcuni chiarimenti, sia per quanto riguarda i progetti a cui state lavorando, che sull'organizzazione interna. È possibile vederci? D'accordo, guarda. Puoi passare in ufficio da me oggi o anche domani, se preferisci. Per me va benissimo anche subito, non ho altri impegni. Sarò lì tra poco. Perfetto, ti aspetto. Qui, la bella famigliola è tornata. Ciao, Serena. Salve, Raffaele. Ciao, Raffaele. Principessine Nirenen, bentornata. Ciao, a Kasten. Come andate in Germania? Gut. Divertite? Sì. Non ho capito niente. C'è la scarpa. Comunque io e te dobbiamo ancora finire di parlare. Non davanti alla bambina, chiaro. Ragazzi, vi lascio perché vado a votare lì dove necessita. Oh, sì, andiamo. Arrivederci, Raffaele. Andiamo a casa, allora? Voglio dare prima il regalo a Jimmy. No, facciamo così. Andiamo a casa, assaggiamo la torta che ci ha portato papà e da Jimmy ci andiamo dopo, va bene? Dai, che è stata una giornata lunga. Prego. Ciao Marina. Sono contento di vederti. Ti trovo molto bene. Non avrete iniziato senza di me. Tranquillo, Fabrizio è appena arrivato. Bene, le faccio subito i miei complimenti. Benvenuto ai cantieri Flegrei Palladini. Grazie. Io e Marina siamo pronti a fornirle tutte le delucidazioni di cui avrà bisogno. Anzi, visto che ci siamo tutti, direi che possiamo dare inizio alla riunione. Prego, si accomodi. Grazie. La informo subito che l'avvocato Palladini non è qui con noi perché si trova a Lorient per una fiera nautica. Ma credo che vada bene così, visto che oggi dobbiamo anche discutere del suo operato come amministratore delegato. A questo proposito, se mi permettete, oltre ai bilanci ho avuto modo di esaminare il piano di rilancio presentato dall'avvocato Palladini. È evidente che non è sufficiente per una ripresa dei cantieri. Non riuscirebbe a sanare le perdite subite a causa delle sue scelte avventate. Immagino ti riferisca alle scelte folli che ha fatto sull'operazione chartering. Ecco, al di là del giudizio sulla persona, da cui mi astengo naturalmente, la sua gestione è stata decisamente deludente. Non credo che l'avvocato Palladini sia in grado di rilanciare i cantieri. Direi che non usa certo giri di parole.
Ma ad ogni modo la pensiamo alla stessa maniera. Ovviamente però credo che l'avvocato non possa essere mandato via così da un giorno all'altro. Almeno non fino a quando non si sarà trovato un valido sostituto. Sono d'accordo. Anzi, dovremmo anche assicurarci che non possa crearci problemi sul piano contrattuale. A questo punto possiamo chiamare l'ufficio legale per verificare gli estremi del contratto di Alberto, ma questo lo posso fare io tranquillamente. E il nostro ufficio legale è sempre molto sollecito. Io direi di fissare una nuova riunione per domani stesso, così da identificare anche una rosa di eventuali possibili candidati. Sempre se siete d'accordo, eh? Anche per me non c'è problema, sì. Invece io immagino che lei sia curioso di conoscere i progetti che stanno impegnando i cantieri in questo momento. Assolutamente sì. È uno dei motivi per cui ho chiesto a Marina di vederci. Naturalmente lei potrà chiedere delle relazioni dettagliate quando vuole, ma io intanto le anticipo che anche noi negli ultimi anni abbiamo avuto la nostra svolta green, concentrando gli sforzi. Eccoci qua, perfetto, lo specchio. E ti pare, mo deve venire a insaccherarmi il pavimento appena piove sul bagnato, eh? Raffaele, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Che fai, chiami sotto sotto? Lo stai bene? Sto bene, perché? Dove vai? Aspetta, aspetta, c'ho un sacco di cose per te. Ti guarda qua, va. Acqua, luce, telefono, di tutto, ingiunzioni di pagamento, molte ricorsi, c'è anche un abbattimento. Dì, grazie, dì. Grazie, sei sempre molto gentile, ecco, a conservarmele, grazie. Ciao. Dove vai? Ma che fai? Come che fai? Me ne va. E non reagisci. Ma poi ti pare che sono veramente tutte quante per te? Era uno scherzo, no? Ah, scherzo. Ecco qua, una sola ce ne sta. Caro Raffaele, nella vita ci sono cose ben più gravi di qualche bolletta. Vabbè. Ah, Raffaele, buon lavoro. Buon lavoro a me. Ma questo veramente non sta bene. Ma tu ti rendi conto di quello che stai dicendo? Nella tua testa bacata io avrei organizzato tutta questa cosa prima di partire per Berlino. Nella mia testa bacata, mi raccomando. Cioè, le cose sono andate come sono andate, ci siamo incontrati per caso. Se ci vuoi credere bene, se no non fa niente. Anche perché io non devo dare spiegazioni a te. Infatti non c'è bisogno che tu mi dia nessuna spiegazione, perché me la sono già data da solo. Visto che lo so che l'hai fatto apposta per vendicarti e per farmela pagare. Babbo, tu stai completamente farneticante. Certo. Anche perché sai perfettamente che se c'è una cosa che mi manda il sangue al cervello è saperti accanto a quell'imbecille. Ma tu ti rendi conto che io non ci sono stata con Leonardo a Berlino? No. Ma io posso anche capire che tu a caldo abbia frainteso la cosa, ma adesso stai veramente esagerando. Ma poi ascolta, scusami, io devo incontrarmi con il mio amante e che faccio? Mi ci incontro in Germania, portandomi mia figlia per di più. Sì, vabbè. E allora sai che ho fatto? Ho anche detto a Irene di coprirmi raccontando che l'abbiamo incontrato per caso in aereo. Cioè, è questa la tua ricostruzione geniale? Mm? È questa la follia a cui sei arrivato a pensare? Sai perché non è una follia? Mm. Perché io non so più che cosa pensare di te. Ah, beh, allora siamo a posto. Mm-hmm. Peccato che tu sia l'ultima persona che possa giudicarmi, visto quello che mi hai fatto. Non mi interessa più niente, guarda. Veramente, sto perdendo soltanto del tempo. Devo svuotare le valigie, poi devo andare a prendere Irene da Nico e Susanna. Veramente, grazie. Comunque, la basta, non ti voglio sentire più! Non mi interessa quello che pensi. E sai perché? Perché tra me e te è finita, è chiaro? È finita per sempre. Direi che come prima riunione è andata bene. Mi sembra che anche Ferri fosse soddisfatto prima di andare via. Sì, penso di sì. Ora scusami, ma dovrei inviare delle mail urgenti. Ah, sì, sì. Vado via subito. Ti chiedo solo un secondo. Credi che non l'abbia capito che non volevi restare da sola con me? È per questo che hai voluto che ci fosse anche Ferri, o sbaglio? Mi dispiace di averti messa in questa situazione, Marina. È evidente che la mia sola presenza in questa stanza ti mette a disagio. Adesso siamo soci, Fabrizio. Inevitabilmente ci incontreremo e avremo a che fare l'uno con l'altro. Ma è solo per lavoro. Credo che questa cosa possiamo gestirla tranquillamente da persone adulte. Non credi?
Tu non sai che cosa darei per poter tornare indietro nel tempo. A quando eravamo felici. A quando c'eravamo solo noi due. Quello che abbiamo vissuto non si può cancellare così da un giorno all'altro. Lo so io. E lo sai anche tu. Io quello che so è che non si può più tornare indietro. Quindi ti prego di non insistere. Basta. Va bene. Hai ragione. Scusami se mi sono trattenuto. A domani, Marina.